Salve a tutti ragazzi e bentornati su Qui Tu sul server 2. C'è una cosa che io e Mario non abbiamo fatto, io e Sinergo, ovvero portarvi un gameplay continuativo su Ori and the Blind Forest. Lui l'ha finito, Sinergo, io ho solo giocato dei livelli, anche molto difficili, mi avete visto, però vorrei portarci una serie. Se non per altro, ma sentite la colonna sonora, e anche perché ha vinto dei premi questo gioco, è un capolavoro. Spero con tutto il cuore che questa serie vi piaccia, perché oggi si incomincia. Spero, anzi so per certo che diventerà molto più difficile e rage quittosa, quindi insomma io spero vivamente che vi piaccia. Ho fatto le giuste premesse, adesso iniziamo. Ci guardiamo tutto dall'inizio, quindi facciamo un recap totale. Capolavoro. Ok, già siamo in game, questa parte l'avevo già fatta, me la ricordo, e so anche che a un certo punto la lacrimuccia proprio. Quindi ce la rigiochiamo. Non sarà un gameplay di quelli, sto facendo cose, è molto difficile. No, sarà molto molto rilassato, perlomeno in questa prima parte. Poi so cosa succederà. E queste Ori. Abbiamo fatto amicizia con Ori. Ori quindi è una donna, una femminuccia, quasi fosse sua figlia. Eccomi qua. Ah, che bello. Ciao, yippie. Abbiamo segnato l'albero dove raccogliamo i frutti e andiamo avanti. Guarda che bello. Io già piango proprio. Che perché qua la musica proprio accompagna tutto il gioco in una maniera, mamma mia. Guardate quanta frutta in giro. Grandi scorpacciate, insomma. Quella fatidica notte, che successe? Hop. Quando infiammai il cielo. Chiamai Ori. In pratica... È tipo Dio. L'albero è tipo Dio. Però Ori non rispose.
che venne tirato dentro dal nostro amico, non l'ha fatta apposta, voleva solo proteggerlo. E siamo molto stanchi. Era marcio. Non ci sono frutti. Tutto è marcio, tutto è putrido, tutto è secco. Ed è comunque un sorriso, non glielo risparmia mai, eh. Lui è pieno, giustamente. Siamo andati a recuperare un po' di frutta per il nostro amico. Ma c'è qualcosa che non va. Ori ripercorre la vita, quella breve vita, insomma. Grazie, una direzione artistica veramente fenomenale. Lacrime virili, ragazzi, lacrime virili. Molto virili. E qui si decide di iniziare il viaggio, giusto? Il nostro amico se n'è andato, quindi iniziamo il viaggio di Ori. E questa intro dura tantissimo, ma sono sicuro che la vedrete tutta. Sono io che sto guidando Ori adesso. Non riesco a fare niente, riesco a malapena a camminare, a saltare, non ci riesco. Dai, dai Ori, dai. Qui. Non ci rimanere. Ok. Ci passa, ci passa. Ce la facciamo, ce la facciamo. Dai. Di mio figlio vacillò. Non si capisce
Perché ogni tanto gli dà il femminile, ogni tanto il maschile. Forse non ha sesso. Semplicemente. Sta spegnendo. Ancora una volta lacrime virilissime. E si inizia. Eccoci qua. Siamo rinati, ci hanno fatto rinascere al pieno delle nostre forze. Hai trovato un contenitore di luce dello spirito piccolo. La luce dello spirito è stata aggiunta alla tua... quella cosa sotto. Trova altri contenitori della luce per guadagnare velocemente punti abilità. Ok. Questa cosa qui che... No, 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 non mi morire, Ori. Dobbiamo prendere... Queste cose non le possiamo ancora catturare, credo. Perché più in là... Oh, ecco. Cellula energetica. Ora puoi raccogliere e usare più energia. Ricorda che puoi usare l'energia per creare il collegamento dell'anima e salvare la partita. Ok, così si salva la partita. Bene, ragazzi. So di non aver fatto moltissimo. Guardate che bello. Le animazioni sono fantastiche. Ripeto, questo gioco è un capolavoro. Ne abbiamo già parlato. Io non l'ho giocato fino in fondo. Quindi questa partita non ho fatto nulla, ma lo so. E continuerò. Poi sta a voi cercare di capire se volete vederlo. Vedere Ori. Vederla, perché non si sa di che sesso sia. Oppure no. Ci vediamo alla prossima.